Amici di Detto Tra Noi, buongiorno, bentrovati nei nostri studi bolognesi, una puntata, quella odierna, dedicata alla cultura. Parleremo di cultura, ma parleremo anche di luoghi, appunto, di interesse culturale. Vi racconteremo naturalmente tutto nel dettaglio, grazie a due graditissimi ospiti ai quali do subito il benvenuto, grazie per essere nei nostri studi, a Lidia Bortolotti dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, buongiorno. E buongiorno e benvenuto nei nostri studi a Gabriele Duma, attore e regista. Buongiorno, grazie. Allora Lidia, noi ho detto, non so se giustamente o no, me lo confermerai tu, ho detto che siamo qui per parlarvi di un'iniziativa di interesse culturale, storico, ma anche per i luoghi in cui si svolge. Allora iniziamo raccontando ai nostri telespettatori di che tipo di iniziativa si tratta. Dunque, si tratta di questo. Quest'anno ricorre il quinto centenario della prima edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. È un evento molto importante perché l'opera è un capolavoro del nostro Rinascimento, della nostra letteratura, è particolarmente significativo, quindi questo evento è celebrato in Italia, soprattutto in Emilia-Romagna, che è la terra di Ludovico Ariosto, con iniziative molto importanti, tra cui la mostra che si è appena aperta a Ferrara. L'Istituto partecipa con il contributo del Comitato Nazionale per le celebrazioni di questo evento, promuovendo lo spettacolo di cui adesso ci racconterà tra pochissimo Gabriele Duma. Tra pochissimo Gabriele, certo, perché sono proprio iniziative con cui l'Istituto Beni Culturali aderisce ad iniziative promosse per da enti, istituti scolastici, associazioni culturali, università. Insomma, si tratta di qualcosa di molto importante a livello locale, nazionale, ma anche internazionale, perché fanno proprio capo ad una commissione, sì, che è la Commissione Nazionale per il quinto centenario dell'Orlando Furioso, voluta dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo. Quindi, come giustamente ci stavi dicendo tu, è un evento molto grande e di respiro nazionale ed internazionale. Qui da noi, nella nostra regione, ed ecco qui interpello subito Gabriele, avete pensato bene di metterlo in scena. In che modo? Mettere in scena l'Orlando Furioso oggi è un'impresa non da poco, per questo abbiamo dato titolo L'Audaci Imprese. Mettere in scena, intanto si ha a che fare con un materiale enorme e meraviglioso, ma non si può prescindere dal raccogliere tante lezioni, a cominciare da quella di Ronconi per finire a quella di finire, insomma non si sa dove cominciamo e dove finiamo, ma insomma Mimmo Cuticchio con il Cunto. Ci sono esperienze importanti di racconto. Noi facciamo un teatro che comunque è un teatro d'attore, ma è anche un teatro di racconto, e quindi insomma abbiamo raccolto la sfida e abbiamo cominciato a lavorare. Una cosa importante che posso anticipare, che fa parte un po' anche della poetica di Opificio d'Arte Scenica, che è la compagnia con cui collaboro, insomma, con cui mettiamo in scena lo spettacolo, una cosa importante per noi è l'incontro e la commissione dei linguaggi, e in questo caso stiamo lavorando con oltre che con un musicista che scriverà, il maestro Aurelio Scotto, storico collaboratore di Opificio, che sta scrivendo le musiche originali per la messa in scena, con due artisti che fanno un teatro particolare, un teatro un po', diciamo, che è in equilibrio tra il circense e il teatro di strada, proprio perché comunque l'Orlando Furioso ha sempre vissuto di grandi racconti, e di racconti spesso al di fuori, diciamo, dell'ambiente protetto del teatro, e quindi nella messa in scena dialogheremo con il linguaggio della giocoleria, della magia, che ci sembrava anche un modo molto leggero, ironico, ma per affrontare poi anche temi importanti che l'Orlando racchiude. Ecco, quali sono le tematiche che emergeranno maggiormente nel vostro spettacolo? Sono intorno a tante... quali temi appunto avete centrato, sì, la realizzazione?
In realtà diciamo, un anniversario così importante, ovviamente per noi dal punto di vista dello spettacolo, non ha solo un valore storico, ma ha il valore di raccogliere un po' la risonanza che certi temi possono avere. Quindi c'è sicuramente il grande gioco con l'immaginario cavalleresco, ma un immaginario cavalleresco già più moderno, diciamo, sganciato da quella ricerca che era tipica dei cavalieri del tempo, del Graal, una ricerca molto più orizzontale, molto più per certi versi anche nella superficie del mondo. Quindi sono cavalieri un po' persi alla ricerca di oggetti, di amori, di esperienze sensuali, quindi insomma cavalieri moderni e sperduti in qualche modo, però ci siamo accorti, leggendo e approfondendo, che in realtà, in modo anche divertito, anche ironico e distaccato, però emergono situazioni culturali che ancora oggi sono pregnanti, per esempio il rapporto fra la cultura d'Oriente e la cultura d'Occidente, soprattutto la cultura del Medio Oriente e la cultura d'Occidente, e soprattutto della tragedia che viene fuori nel momento in cui queste culture non riescono a integrarsi e si scontrano. E quindi fra le pagine di questo anche divertente libro, però, abbiamo trovato per esempio un naufragio a Lampedusa. E abbiamo trovato l'episodio di Rodomonte, un cavaliere straniero che da solo mette a ferro e fuoco Parigi. E quindi insomma risonanze importanti. Quindi ecco, questi sono un po' i temi che noi cerchiamo di tirar fuori senza forzarli verso una contemporaneità, ma che sicuramente fanno riflettere ancora. La vostra compagnia da quanti attori è composta? In questo caso siamo in scena 4 attori e un musicista. E siete tutti emiliano romagnoli oppure anche da fuori regione? No, anzi siamo di varia estrazione. Questi artisti con cui collaboriamo, un argentino, una pugliese, io sono di origine pugliese anche se ormai adottato da Bologna, vivo qui da più di 30 anni, e un'attrice invece bolognese che è Antonella Franceschini. Il compositore è toscano, Aurelio Scotto. Raccontiamo anche un po' di più sui ruoli. Chi rappresenterete? Beh, facendo un teatro di racconto, in realtà noi attraversiamo e ci lasciamo attraversare dai personaggi, quindi sicuramente mettiamo in scena Angelica con la sua fuga e poi il suo incontro d'amore con Medoro, raccontiamo di Orlando, di Rinaldo, di Ferraù, insomma raccontiamo vari personaggi, però attraversandoli e lasciandoci attraversare, ma non mai identificandoci perfettamente, cosa poi tipica e caratteristica del teatro di racconto e soprattutto del racconto di strada, che insomma per tanti secoli è stato anche tipico delle vicende narrate. Sì. E a chi si rivolge questo spettacolo? Ah, si rivolge a tutti, a chi ne ha voglia, a chi vuole divertirsi. Noi, insomma, nella nostra esperienza, nel DNA, abbiamo anche tanto teatro per ragazzi, ma soprattutto in questo caso non vogliamo, diciamo, c'è sempre il teatro, e un certo tipo di teatro ha sicuramente delle valenze che possono essere anche didattiche o divulgative, però per noi è importante cercare un gesto artistico, e la divulgazione e la didattica la lasciamo a chi è, diciamo, esperto del settore. Speriamo di dare invece uno stimolo importante a questo, e quindi lo spettacolo è rivolto a tutti, veramente può andare bene dalle scuole elementari fino
oltre la terza età. E Lidia, entriamo nei luoghi che ospiteranno lo spettacolo, perché di bello c'è non soltanto lo spettacolo, ma anche i luoghi. Sono teatri, luoghi storici e luoghi che hanno un'importanza davvero grande per il nostro patrimonio culturale, importanza non soltanto per la regione Emilia-Romagna, ma insomma importanza in generale, ecco. Gli spettacoli quando e dove si svolgeranno? Andiamo un po' a definire quali sono le varie tappe e i vari luoghi soprattutto. Sì, e dunque sono 7 luoghi in tutto sull'intero territorio regionale, scelto tra musei, biblioteche e teatri, proprio perché lo spettacolo ha determinate caratteristiche che noi avevamo anche richiesto, Gabriele Dume, quindi è molto flessibile, si presta a essere portato in scena in spazi anche che non sono propriamente teatri, ma che sono molto significativi e che per il nostro istituto sono i nostri interlocutori. Quindi si parte il 22 ottobre da Reggio Emilia, un luogo molto importante e significativo. Reggio Emilia è la città natale di Ludovico Ariosto, vive lì fino ai 10 anni, era figlio del capitano delle guardie della cittadella reggiana e di Daria Malaguzzi Valeri, che era una nobildonna. E lo spettacolo debutta al Mauriziano, che era la villa di famiglia, di campagna dei Malaguzzi Valeri. Ariosto ci ha trascorso delle estati lì, quindi è particolarmente pregnante e significativo. Poi si passerà a Piacenza il 27 ottobre. E al Palazzo Ducale, dove ci sono i civici musei Palazzo Farnese, la Cappella Ducale, anzi, è uno spazio straordinario, seicentesco, molto elegante. E i musei sono straordinari, hanno collezioni strepitose, quindi porteremo anche lì. E poi passiamo il 30 ottobre ai civici musei, lapidario dei civici musei di Modena, altro museo estremamente ricco e significativo, pieno di collezioni straordinarie, frutto di raccolte fatte dai nobili modenesi. E lì lo spettacolo sarà proprio inscenato dentro al museo? Dentro al lapidario, c'è uno spazio adeguato, insomma, dove ogni luogo che abbiamo scelto ha determinate caratteristiche e deve avere degli spazi idonei per poter mettere in scena. Li abbiamo visionati con Gabriele, insomma. E poi saremo a Ferrara, che è una città altrettanto, forse la più importante nella biografia di Ludovico Ariosto, e saremo nella Sala Estense, che era lo spazio più adatto per portarvi uno spettacolo. Non è un luogo ariosteo per eccellenza, ma i luoghi ariostei per eccellenza avevano purtroppo spazi che non permettevano una messa in scena. E lì saremo il 3 novembre, poi passiamo a Forlì, alla Biblioteca Saffi, nel Salone della Biblioteca Saffi, e poi alla Classense di Ravenna, dove saremo molto avanti in dicembre. Perché lo spazio dove contiamo di poter fare lo spettacolo è l'ex refettorio, dove c'è l'affresco del Longhi, che adesso è la sala dantesca, ma stanno ultimando i restauri, quindi dobbiamo aspettare che si concludano questi interventi molto importanti di recupero di questa sala. Ecco, l'idea è quella non soltanto di far conoscere e quindi ripercorrere la storia di un importante capolavoro, insomma, della nostra letteratura, ma di far conoscere anche dei luoghi che hanno avuto un qualche significato nella vita dell'autore, quindi dell'Ariosto, ma che attualmente hanno un valore culturale notevole, perché oltre a poter fruire dello spettacolo si può fruire anche del luogo in cui si svolge. Ne ho dimenticato uno, e che è Canossa.
Sì, infatti lo scopo nostro è questo, perché noi non siamo vocati come istituto a promuovere lo spettacolo, perché questo ci pensa l'assessorato, però abbiniamo i luoghi storici, i musei, le biblioteche, i teatri alle proposte anche di spettacoli, proprio per attirare le persone in questo luogo e contribuire alla valorizzazione di questi luoghi. Dicevo prima, un altro posto dove andiamo sarà Canossa. Canossa è un significativo per l'Ariosto. L'Ariosto ci passa un certo periodo di tempo della sua vita come capitano delle guardie della Rocca. Non saremo in Rocca perché purtroppo è un rudere, non è praticabile nel periodo autunno-inverno. Siamo nel Teatro Matilde di Canossa, che è un teatro novecentesco riadattato come sala polivalente, ma ci piaceva l'idea di scegliere almeno tre luoghi in regione che avessero avuto un significato nella biografia del poeta, quindi Reggio Emilia, Canossa e Ferrara. E Gabriele, abbiamo detto uno spettacolo che si adatta molto bene a luoghi anche molto diversi, che non siano proprio dei teatri, perché abbiamo visto ci sono anche biblioteche, ci sono insomma luoghi diversi da quello che solitamente è un teatro. E che studio avete fatto per poterlo adattare? Ma questa devo dire che è una cosa che mi entusiasma realmente, è uno tra l'altro dei motivi per cui forse abbiamo trovato una comunione di intenti con l'istituto, perché è per noi interessante creare degli spettacoli che non abbiano, che siano agili e che possano respirare, possano vivere dell'incontro con un luogo e con il pubblico che lo frequenta. Quindi sono spettacoli che nascono, che vengono concepiti proprio nella possibilità di modificarsi, e questo è estremamente interessante anche per noi artisticamente, perché ci mette sempre insomma in una attività che è utile, che è fruttuosa, perché mette realmente in relazione lo spazio con il materiale che noi portiamo, e questo poi si trasforma e diventa un'esperienza anche in qualche modo immersiva per il pubblico che interviene. Quindi diciamo sono questi tre poli su cui lo spettacolo è concepito e costruito, e quindi dipenderà poi da quelle ore che abbiamo. Certo, io conosco i posti, li abbiamo visti, abbiamo pensato, ma noi sappiamo che una volta creato lo spettacolo abbiamo qualche ora per mettere in relazione quello spettacolo a quel luogo e per creare un evento che ovviamente sarà sempre nuovo. Anzi, chi volesse, invito a vedere lo spettacolo in più luoghi, proprio perché questo dialogo e questa trasformazione possono essere significativi e importanti. Che cosa si deve aspettare il pubblico da questo spettacolo, anche nelle sue diverse articolazioni, nelle sue diverse collocazioni? Ecco. Certo, non mi piace svelare troppo, però sicuramente questo connubio del teatro d'attore e di racconto con la giocoleria, con la piccola magia, con il teatro di strada, insomma può essere una cosa interessante e anche poetica. C'è una cifra, insomma, ecco, posso anticipare che per esempio fra le tecniche che usiamo in questo caso ci sono le bolle di sapone, che sono una cosa così insolita anche per i luoghi in cui andiamo, però che diciamo, possono essere uno strumento per esprimere determinate sensazioni, emozioni che in questo testo ci sono. Per esempio la follia d'Orlando, che vola sulla luna, che poi ha bisogno di essere presa e rirespirata, insomma il senno anzi, vola sulla luna e ha bisogno di essere rinalato per tornare a vivificare il personaggio. Ecco. E questo viene rappresentato dalle bolle in qualche sapone, modo, in qualche diciamo, modo. Con quel linguaggio cercheremo di raccontare questa parte della storia. Quindi, come ci dicevi, sarà uno spettacolo che potrà coinvolgere davvero tutti, anche i più piccoli. Sì. E quindi questo aspetto appunto delle bolle di sapone un po' ce lo conferma, potrà coinvolgere
anche gli studenti, perché no? Sì. Che queste opere, che questi testi li studiano, li dovrebbero studiare a scuola, giusto? Sì, perché è un approccio divertito, perché comunque sappiamo che l'Orlando Furioso è un testo estremamente ironico, impegnativo, ma anche estremamente ironico, anche leggero. Però di quella leggerezza c'è, cioè, per esempio, un personaggio straordinario che è Astolfo, che è proprio il cavaliere leggero, che non lascia impronte, che utilizza in modo spregiudicato la magia, e che sarà poi fondamentale per riportare il senno a Orlando. Quindi insomma c'è questo divertimento, che però è un divertimento che fa pensare, che non è soltanto superficie, ma... E in questo anche la lingua è straordinaria, cioè anche linguisticamente, questo devo dire come attore, per esempio, vengo da un'esperienza che non ho ancora ultimato, ma insomma sullo studio di Dante della Divina Commedia, e leggere e interpretare il verso l'endecasillabo di Ariosto dopo aver affrontato quello di Dante è un'esperienza molto, molto interessante, che anche linguisticamente si sente che insomma Ariosto raccoglie una lingua che in qualche modo Dante ha creato, ma che con Ariosto sta diventando altro, e però ci sono degli elementi che vengono direttamente presi, che vengono da insomma, si sente la tradizione, si sente il passaggio di strumenti che vengono ripresi e utilizzati in modo diverso, più spregiudicato, più divertito, più... però molto interessante. Sarà interessante quindi anche la trasposizione linguistica, insomma l'esposizione poetico-letteraria del testo. Sì, certo, perché comunque abbiamo voluto mantenere, a parte qualche considerazione che resta proprio quasi a parte rispetto al testo dello spettacolo, per il resto noi assolutamente rispettiamo i versi e parliamo attraverso i versi, quindi una delle scommesse è proprio quella di, ecco, una giocoleria linguistica, cioè provare a restituire quello che noi vogliamo restituire anche di gente del 2000 che raccoglie quella storia, ma la vogliamo restituire attraverso quella lingua lì. Quindi insomma, ecco, è una bella alchimia da trovare, e credo che possa essere anche interessante per chi ascolta. Interessante per chi ha avuto occasione di studiare, di leggere l'opera, magari anche per chi non la conosce. Sì, perché comunque abbiamo l'idea è che comunque quello che facciamo resti semplice e leggibile per tutti. Ecco, non è uno spettacolo solo per chi conosce l'Ariosto o per chi sa già ricavare da un verso complicato l'essenza. No? Noi ci sforziamo di portare in superficie tutto quello che i versi contengono. Tutto, allora, insomma, gran parte. E non è un lavoro semplice, no, tra l'altro, no. Quindi complimenti, un in bocca al lupo per il vostro tour, diciamo. Grazie, così. Viva il lupo. Giustamente, viva il lupo, che si aprirà ad ottobre, quindi tra poco potremo davvero venire un po' a scoprire appunto questo Orlando Furioso nella vostra rilettura artistica. Grazie, quindi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, grazie per essere stata qui con noi, a Lidia Bortolotti dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Grazie. E un grazie a Gabriele Duma, attore e regista. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. La linea torna alla regia.